Noi a Tavuglia abbiamo conosciuto Pecco grazie a Valentino Rossi, chiaramente, e altrimenti magari non l'avremmo neanche mai incontrato. E, in queste occasioni, anche per esperienza, posso dire che la città che, o il paese che fa crescere, ospita dai Natali a un campione è ancora più orgogliosa e quindi è giusto anche rendere merito e omaggio a quel paese, a quella città, quando i risultati si ottengono. Questo anche un po' in un clima di solidarietà, di condivisione, ma comunque lasciando a quel territorio il valore. L'ho definita anche una luce, viene illuminata, è una luce, un campione, è un talento che in qualche modo mette in luce quel paese, quel territorio, e a volte proprio quelli più piccoli hanno bisogno di queste cose. E sono andata a Chivasso per questa ragione. Sono stata accolta veramente molto calorosamente dal sindaco, dal fan club di Pecco, da tutti loro, e li ringrazio. Invece, per quanto riguarda io non sono arrabbiata come qualcuno mi ha definito assolutamente. Forse sono un po' delusa perché se tutti condividessimo delle situazioni, se soprattutto tra sindaci si parlasse di più, magari riusciremmo anche a godere meglio insieme dei risultati che sono un orgoglio, insomma, per tutti. Io per questa ragione a Chivasso sono andata anche per stabilire un rapporto di collaborazione. Il sindaco di Chivasso l'ha definito anche un possibile gemellaggio e questa cosa mi fa veramente piacere, tant'è che l'ho già invitato quando faremo quando daremo un riconoscimento, vuoi la cittadinanza, vuoi altre situazioni, ma pensavo alla cittadinanza, che cosa che devo dire, l'ho già promessa a Pecco direttamente mesi fa, e quindi sono anche a mantenere la parola data, e il sindaco di Chivasso è ben lieto di partecipare. Tra l'altro l'idea è anche quella di farla condividere ad altri sindaci del territorio ed essere presenti, come avevo fatto nel 2015 quando abbiamo festeggiato Valentino per Valencia. Io invitai all'epoca tutti i sindaci a vedere la gara da Tavuglia ed è stato un bellissimo momento. Quindi per me non c'è una contesa, ha fatto benissimo il sindaco di Pesaro a offrire la cittadinanza perché Pecco vive e abita, ha preso casa a Pesaro, e quindi chiaramente secondo me fa benissimo. E noi, per quanto riguarda Tavuglia, lo abbiamo tutti i giorni perché si allena, ripeto, questo sempre grazie a Valentino Rossi. Non esiste un contenzioso, esiste solamente una sensibilità che andrebbe espressa, manifestata soprattutto tra colleghi, tra sindaci, per fare poi le cose in sinergia.